Ciao a tutti, ci troviamo qui oggi con Gualtiero Giorgini. Ciao Gualtiero, benvenuto al podcast. Grazie di questo invito e di questo splendido tè, grazie. Ti chiedo anzitutto di presentarti e di raccontarci un po' di questa difesa verbale. Allora, io nasco come attore professionalmente, poi come regista, formatore teatrale, eccetera, eccetera. Difesa verbale è una roba strana, è una disciplina, se vogliamo chiamarla così, che non esisteva, nel senso che mi sono svegliato una mattina con questa idea, difesa verbale. Cos'è? Allora ho cominciato a cercare e non c'era niente, non c'erano né libri, né corsi, né dispense, niente. Tranne un libro molto carino, di cui dopo, se volete, vi lascio gli estremi, che trattava il tema da un punto di vista psicologico, infatti è scritto da una psicoterapeuta. La cosa interessante del libro è che comincia parlando di una lezione di Aikido, che è un'arte marziale particolare, alla quale mi ispiro per certi esercizi che facciamo nei laboratori. E quindi no, ho detto, oh, qui dentro c'è qualcosa di interessante. Difesa verbale nasce da un'idea, anche un'esperienza personale, sarà capitato a tutti, di sentirsi offendere oppure prendere in giro, eccetera, eccetera, e restare senza risposta, no? E rimuginare per ore, per anche giorni, eccetera, eccetera. Dopo 2 o 3 giorni dice, ecco, questo dovevo rispondere, no? E allora, visto che uno ce l'ha la risposta, perché non viene fuori subito? Ed è un meccanismo nel quale mi sono trovato anch'io quando ero più giovane. Negli ultimi tempi è difficile che uno mi spiazzi e mi lasci senza risposte. Allora mi sono chiesto che cosa è successo fra il punto di partenza, cioè restare senza parole, e il momento, il punto in cui invece le parole vengono. Fatto un po' di considerazioni, le esperienze personali, poi uno cresce, perde un po' di imbarazzi, eccetera, eccetera. E ho cercato di strutturare, fra virgolette, un percorso esperienziale, perché secondo me la cosa che ti fa imparare di più nella vita non sono i libri, le nozioni, oppure le informazioni, sono le esperienze che tu fai tramite esercizi, libri, eccetera, eccetera. E ho elaborato una specie di percorso su idealmente su 3 tappe. In realtà non sono mai riuscito a fare più della prima, perché già nella prima c'è talmente tanta roba su cui lavorare che è piena. E la prima è la consapevolizzazione del meccanismo, cioè di fronte a un episodio di offesa, un insulto o presa in giro, eccetera, eccetera, che cosa succede. Il secondo step è lavorare con quello che si è scoperto nel primo step, e il terzo è la parte più scenica, più teatrale, diciamo, l'elaborazione testuale, concreta, di situazioni diverse. La cosa interessante è, che ho visto nei laboratori, è che la maggior parte delle persone mi chiede, ma allora imparo a rispondere? E la risposta è no, non impari a rispondere. Perché che cosa fa di noi, no, un soggetto che può rispondere? E questa è la domanda. Perché rispondere da solo non serve a niente. È come se uno dice, mi servono delle armi per difendermi. Ti compri le armi, però poi non le sai usare. E allora? Quello che cambia è e che dà la svolta e può aiutare a risolvere i problemi di questo tipo è l'atteggiamento che tu hai. Ma per lavorare sull'atteggiamento che tu hai devi capire che cosa ti succede quando ti offendono, quando ti insultano, eccetera, eccetera. Una volta che si è chiarito il meccanismo, allora si può cominciare a lavorare. Questo come base. Tu vieni anche delle arti marziali, non dicevi? Io ho fatto Aikido, sì. Ma proprio per caso l'Aikido che poi era riportato sul libro. Guarda, sono rimasto anch'io perché ho detto wow, allora c'è qualcosa di interessante. L'Aikido perché? Perché l'Aikido in realtà non è una strana cosa. L'Aikido non esiste. Cioè se non c'è un attacco, l'Aikido non c'è.
L'aikido è una risposta il più spontanea possibile a un impulso, a un input. Punto fondamentale questo. Assolutamente, nell'aikido. E non è un'arte marziale che tende a distruggere, no? O a contrastare. Quello che noi facciamo nella vita di fronte alle aggressioni verbali o anche fisiche è quello di mettersi in contrasto, forza più forza. L'aikido applica esattamente il concetto contrario, debolezza su forza, perché un attacco, una forza, se si scontra con qualcosa di fluido, si disperde. Si tratta di portare questo concetto, con alcuni esercizi anche di che fanno parte del training dell'aikido, in un'esperienza che ti possa aiutare a trasferirla poi in un agire. Perché quello che cambia, quello su cui si può intervenire, è l'essere agente, cioè tu che fai delle cose o rispondi a delle cose, oppure, meglio ancora, diventi reattivo di fronte a certi stimoli, in un certo modo piuttosto che in un altro. Ecco perché è esperienziale, secondo me leggere, capire serve, ma se non si fa esperienza poi non il risultato, diciamo, tarda ad arrivare. Cioè, quindi a quanto ho capito tu hai preso questa tua esperienza di tipo aneddotico, sì, e poi l'hai sublimato in un corso applicabile un po' da tutti e cercando di elaborarlo un po'. E... guarda, tecnicamente è molto semplice, io ho preso alcuni esercizi di teatro, proprio di teatro, training di teatro e qualcosina dell'aikido, perché non è più i concetti che sono e facendo questi esercizi, cioè esplorando questi esercizi, ognuno dentro di sé fa un percorso che lo aiuta a capire il meccanismo, che è molto più ampio, no? Quando ci dicono qualcosa di fronte a un attacco, noi ci fermiamo là, mi ha detto qualcosa, e allora io mi fermo, la mia concentrazione, tutta la mia attenzione, il mio atteggiamento si ferma là. Che cosa succede? C'è un'offesa, ma l'offesa è una proposta che se non viene accettata non può funzionare. Allora devo capire che l'offesa è una cosa che sto facendo io in realtà. Sono io che do valore a un'offesa che mi arriva. E quanto più io mi concentro su questa offesa, tanto più questa offesa avrà l'efficacia che vuole essere raggiunta, non vuole essere raggiunta, è irrilevante. E non è sufficiente, non basta, nel senso che se noi sviluppassimo una scena di offesa all'interno di una scena teatrale, avremmo la necessità di costruire un prima e un dopo. Prima dell'offesa succede qualcosa nella vita sia di chi offende che di chi viene offeso, no? E poi qualcosa succede dopo, mi spiego? Certo. Ok, allora che cosa c'è nella vita di uno che ti offende che crea in lui la necessità, il bisogno, la motivazione per offenderti, che non è rilevante. È un po' come, non so, se un professore ti dice cretino, è un professore che ti ha detto cretino. Avrà i suoi motivi che vanno considerati. Perché sennò io non ho la completezza dell'offerta, dell'offesa. Non è solo un cretino. Diventa cretino quello che io sento, ma quello che io sento non è scindibile da quello che viene, dal motivo per cui mi viene detto. Se un amico ti dice cretino, ci pensi in un altro modo. È fortemente dipendente da chi te lo dice, questo, esatto, è banale. Esatto. Sì, sì. Quindi tutto va contestualizzato nel contesto, nella situazione, nell'ambiente in cui succede e anche nelle persone che te lo dicono. Se un bambino di 3 anni ti dice cretino, reagirai in un altro modo, giusto? Sì, giusto, giusto. Allora il valore dell'offesa non te la dà l'offendente, te la dai tu. Certo, l'interpretazione che tu dai a, esatto, il contesto. Come posso dire, la facilità dell'offesa sta nel fatto che ognuno di noi porta dentro di sé un livello di insicurezza, di disistima, di scarsa considerazione di sé piuttosto elevata. E questo ce l'abbiamo tutti, chi più chi meno. Per cui quando uno ti dice cretino, la prima cosa che ti viene in mente è che cosa avrà visto X di me che non va bene, che non vale, che non ha
che non ha valore tanto da dare a lui il motivo di dire a me cretino. Ma questo è un meccanismo abbastanza perverso che mettiamo in atto noi, no? Che sia una nostra debolezza che in qualche maniera, esatto, si evidenzia. Esatto. La necessità di una risposta viene dalla rabbia, dalla sensazione di ingiustizia che proviamo quando qualcuno ci offende. Cioè, perché mi hai offeso? Cioè, in fondo io, tranne se noi tagliamo la strada a qualcuno in macchina, allora, in quel caso ce la dobbiamo un po' aspettare, ma così, se arrivano così, o le prese in giro, per esempio, no? Il bullismo è un contenitore perfetto per analizzare la situazione. Tutti si accaniscono contro il bullo, ma pochi si preoccupano di andare a scandagliare la sofferenza che nel bullo determina la necessità di infierire su qualcuno. Quindi è utile andare a lavorare non solo a quello che c'è dopo l'offesa, ma anche a quello che si presume ci sia stato prima. Tutto il pacchetto. Sì. La scatola contiene tutto. Certo. La scena deve essere completa. Se no è una visione parziale, e quindi le reazioni, le azioni, le soluzioni che possiamo trovare sono parziali e ovviamente inefficaci. Mi viene in mente che questo che ci stai raccontando ovviamente appartiene a tutti, cioè sì. Intercetta tutti e anche tutti i vari contesti della nostra vita, cioè, sì. Essenzialmente è la vita, cioè la vita è una vita di relazione, perché non siamo oggetti di lui è molto british, forse lui è questo, sembra calmo, sembra ecco, calmo. Questo discorso che stai facendo vale non per tutti, tipo lui no, ma vale per tutti noi che... Guarda, ti direi per assurdo l'atteggiamento del nostro amico di cui non so il nome, Sam. Ciao Sam, molto zen. È molto zen ed è l'atteggiamento giusto da adottare di fronte a un'offesa. Perché in realtà chi offende esprime una sua necessità. In effetti nessuno lo offende, non è offendibile. Non è offendibile, esatto. Non è come colpire l'acqua. Esatto. Dovremmo diventare come l'acqua. Solo mio te. Un po' di te. Ho parlato tanto. Diciamo, questa è un po' la base da cui partire. Ok, quindi questo è il quadro d'insieme. Interessantissimo innanzitutto. Grazie. Interessantissimo. Io trovo molto interesse difficile, gli elaboratori che faccio io durano tutta una giornata, dalle 10 di mattina alle 7 di sera. Perché non sono solo cose, informazioni, sono cose che uno deve... Sì. Deve consapevolizzare. Deve assaggiare, deve provare. Sì. Mi ricorda molto, non so se tu conosci, il metodo Feldenkrais, che anche questa attenzione alla risposta che tu dai, ed è quello che ti codifica, non tanto l'azione che ricevi, ma è come che tu rispondi all'azione che determina chi sei. Certo. La difficoltà più grande è andare a lavorare su in ambiti, diciamo, che normalmente non vengono trattati, e cioè lo stato d'animo. Quando parli alle persone di stato d'animo pensano quello che pensiamo tutti, lo stato d'animo è se sei allegro, se sei triste, se sei arrabbiato, eccetera eccetera. In realtà lo stato d'animo è uno stato costante nel nostro quotidiano, non c'è un attimo della nostra vita senza uno stato d'animo. E tu che ti occupi di terapia del corpo sai benissimo che un certo stato d'animo influisce nella postura, però sai anche che la postura influisce nello stato d'animo. In effetti, mi sembra avrei da dire ore su questo. Lo so. Ovviamente la postura è la deformazione del nostro corpo e dello spazio, non solo in base alla forza di gravità, certo, agli attriti, ma anche ai nostri vissuti interiori. Esatto. La nostra postura cambia drasticamente se uno ti dice bravo o se uno ti dice cattivo, no? Se uno ti offende o se uno ti adora, proprio cambi la conformazione del corpo. La difficoltà è riuscire a far percepire a chi partecipa ai laboratori le piccole variazioni di stato d'animo, che sono quelle di cui non ti accorgi, perché tu nella tua giornata sei preso da mille cose, eccetera, eccetera, però c'è un particolare, una roba piccola che ti dà fastidio, tu quel piccolo fastidio te lo porti per tutta la giornata.
E funziona fisicamente, nel senso che un piccolo difetto di masticazione, di deambulazione, eccetera, eccetera, può portare nel corso del tempo a delle patologie molto gravi. Non tocchiamo l'argomento, ecco. Quindi solo se è vero, assolutamente no? Sì. Okay. Per quanto riguarda lo stato d'animo, è lo stesso. Se io vivo in un contesto sgradevole, poco anche, non necessariamente grandi problemi, ma anche non so, un ambiente che ha un odore sgradevole, dico una cosa stupida, alla quale non posso porre rimedio, e non consapevolizzo il fatto che io vivo questo malessere, questo me lo porto e questo aumenta, non si incrementa. E questo è il filo conduttore, questo stato d'animo, e quindi sì. Se non è un buono stato d'animo, il filo conduttore sarà negativo. Sì, cioè circa, partiamo sì. Sempre mal disposti, diciamo. Sì, sì, sì. La bellezza è che tu puoi intervenire sullo stato d'animo cambiando atteggiamento. Come si cambia atteggiamento? Sulla carta ve lo posso scrivere in 10 modi diversi, ma quando lo fai diventa chiaro immediatamente. Per esempio, una cosa interessante è la prossemica, la distanza fra le persone, no? Che è normale, nel senso che se io faccio, lavoro un po' sulla distanza, è chiaro che due persone distanti sono più a loro agio che due persone vicine, giusto? Sì. Se non sono intime. Sì, sì, sono d'accordo. Ecco. Lo spazio vitale. Ovviamente cambia l'equazione se due persone che vogliono stare vicine sì, sì. Sono lontane, allora sono a disagio, quando sono vicine sono certo. A proprio agio. Ma come cambia interiormente, cioè lo stato d'animo, a seconda della distanza? Perché per esempio c'è un momento preciso, quando due si avvicinano c'è una distanza abbastanza precisa in cui comincia a scattare, no? a percepirsi il disagio, diciamo così, o l'imbarazzo, eccetera, eccetera. E riuscire a percepire questo momento è molto importante, perché è lo stesso meccanismo che succede quando uno ti dice cretino. Cretino è più immediato, è come se uno arrivasse e si avvicinasse di botto, popum. Però sapere che esiste questo meccanismo, percepirlo e cominciare a lavorarci su è il primo passo, secondo me, per poi elaborare tutta una serie di strategie che vengono elaborate autonomamente, nel senso che la difesa verbale, quella che propongo io, non è un metodo, è un percorso, è un allenamento, diciamo così. Attraverso il tuo allenamento che tu fai con i tuoi meccanismi, troverai tu il tuo metodo, le tue misure e le tue strategie di risposta. Se posso dire una cosa, io mi risuona molto quello che stai dicendo. Ad esempio, quando ci si avvicina a un certo punto, non è una cosa cognitiva, è una cosa fisica che senti. Cioè, senti qualcosa di fisico, non è una cosa di. Cioè, proprio lo senti nel certo, corpo. È una vibrazione. Ed è una cosa che si sente. Proprio quando ti avvicini, proprio. Senti. Ma infatti, quelli, ti si blocca il respiro. Io ovviamente sono attento a certe cose, ti si attiva il massetere, dipende poi chi si avvicina, no? Si avvicina una persona amata, una reazione, cioè, sì. Ed è fisica. No, forse lui, no? Se si avvicina è abbastanza... Lui è molto... Molto invidiabile. Sì. Infatti se ci si fa caso, non so se avete mai visto delle baruffe per strada, eccetera, eccetera, le persone, cioè quelli che vogliono fare longhi, come si dice in francese, si avvicinano, no? Si avvicinano per più motivi. Uno dei motivi è percepire l'energia di quell'altro, la vibrazione di quell'altro e sapere quanto margine di azione ha. Se uno si avvicina a te e tu sei tranquillo, lui probabilmente non se la sentirà tanto, no? Cioè io porto a te una minaccia che non sortisce nessun effetto. Cioè, stanno un po' scansionando la zona per capire... Esatto, quello fanno. E un po' anche per dimostrare, per palesare, diciamo, per manifestare una non paura. In genere sono quelli che più hanno paura. Sì, quindi per nascondere quella che c'è in realtà. Esatto. Allora, su questo voglio fare un piccolo inciso. Io conosco un addestratore di cani, ma non cani normali, anche... Bestie funeste. Sì, proprio ha lavorato con gli husky, con proprio animali anche... come si chiamano quelli là? Giaguari, quei animali. Ma giaguari? No, no, i cani selvatici in australiani. I dingo. Cioè, animali seri, no? Animali normali. E lui mi dice: a un certo punto andavamo su una. Facciamo una chiacchierata qua a Trieste, e a un certo punto si avvicinano due cani che
hanno fatto questo gioco qua, non si conoscevano, e hanno fatto, uno si è avvicinato, poi si è allontanato, poi si è avvicinato l'altro, sì, hanno fatto questo gioco qua, e poi, dopo lui mi ha spiegato tutto quello che è successo, e ho usato le tue stesse parole, uno è andato lì, ma non è andato per combattere, è andato solo per assaggiare come rispondeva l'altro. Dopo è andato l'altro, che cambia, no? Perché se io mi avvicino è diverso, se tu ti avvicini. Sì. Ma ha descritto tutta questa cosa, c'è una cosa anche presente nel regno animale. Bel dialogo. Beh, noi siamo, siamo pienamente dentro. Per fortuna. sì, mi era venuto in mente una cosa mentre raccontavi, adesso me la sono persa. Vabbè, no, i cani sono interessanti. Io c'ho proprio lavoro su questo, cioè sulla roba è questo rapporto, sì, che è, dipende moltissimo. Ho detto, ma cosa fai? Lui è stato esposto a questi cani che sono cani seri, cani da slitta. La prima cosa è la distanza è fondamentale. L'animale si sente a distanza quando si avvicina e si capisce immediatamente quando c'è la distanza. Sì. E il rapporto con ogni singolo cane c'è una distanza diversa, perché c'è un rapporto diverso. E bisogna negoziare, no? Sentire. E non è un lavoro attraverso il sentire. Sì, no, la testa ti aiuta poco. E in effetti gli animali sono. Guarda, a questo proposito, sto cercando di approfondire un argomento che mi interessa molto, che è la neurocardiologia, di cui non c'è molta letteratura in giro. E c'è uno studio degli anni 90 di un neurologo e un cardiologo che hanno cominciato a studiare come posso dire, il livello di ragionamento del cuore. Loro sono partiti dall'osservazione che il cuore del feto, del neonato che ancora non è nato, comincia a battere prima che il cervello sia formato, cioè prima che il cervello sia in grado di dirgli batti. Allora hanno cominciato a studiare e hanno scoperto, insomma questa non è una grande novità, che il cuore ha una sua rete neuronale. Qualcuno dice, dovrei approfondire gli studi, però questo ho preso con le pinze, che il campo magnetico che viene del cuore è molto più ampio di quello del cervello, eccetera eccetera. Questo combinerebbe con il discorso che stiamo facendo, nel senso che io sento molto di più e molto meglio attraverso un altro cervello, che è quello del cuore, che non sono abituato ad usare, ma che funziona molto più del cervello e anche in maniera molto più potente, perché tutte le emozioni forti, ma anche piccole, non solo forti, noi non le percepiamo nel cervello, cioè non è che ragioniamo io ti voglio bene, io ti odio, io ti insulto. Tutto parte da un sentimento, qualcosa che io sento. Lo sento qui nel corpo, fra cui è la pancia, no? Questo è molto, a parte è molto interessante. È importante per il lavoro che facciamo noi, perché ragionando sulle cose puoi aggiustare il percorso, ma non ci arrivi se non lo vivi. Mi spiego? Sì, le somatizzazioni vanno anche a chiudere un po' questo. Le somatizzazioni sono proprio l'esempio classico di questo. Dopo una sofferenza fisica, ricordiamo, viene percepita attraverso un sintomo, cioè una sofferenza psicologica, scusate, viene percepita attraverso un sintomo fisico, cioè il corpo. Non c'è una grande separazione in realtà fra psiche e corpo. No. Sono, come posso dire, tutti e due elementi della stessa macchina. E che una certa mentalità così molto tecnologica, molto scientifica, tende a portare tutto nel cervello, ma il cervello può fare quello che può fare, non è che ti risolve le cose. Certo. Il sentire è nel soma, nel corpo, e anche dal punto di vista neurofisiologico, perché i recettori del nostro sentire, perciò tutti gli organi di senso, sono nel corpo. Sì. Perciò noi sentiamo, anche l'ambiente esterno, io quando sento questo che è duro, freddo, in realtà io sto sentendo il mio corpo che si sta raffreddando e si sta comprimendo, perciò io sto sentendo me. Ma ti dirò di più, c'è una percezione al di là dei sensi, ci sono degli esercizi teatrali fantastici a cui nessuno può credere finché non li fa, per cui tu comunichi senza comunicare, senza, non è una telepatia, è un mettersi in sintonia per raggiungere una certa, come posso dire, un certo dialogo. Per esempio c'è un esercizio in cui sono due attori, sono uno di fronte all'altro, uno comincia a camminare quando decide lui e si ferma quando decide l'altro, senza comunicare.
Allora, questa cosa qua, dopo un po' che la vedi funzionare, ti si apre un mondo, no? Sì. Perché mi interessa lavorare su questo nella prima parte del percorso di difesa verbale? Perché prima di tutto ci dobbiamo riappropriare di un vivere che ci appartiene e che nessuno può toccare, nessuno può interferire sul mio modo di stare al mondo, in qualsiasi modo. Possono spararmi se vogliono, ma quello è un'altra roba. Possono aggredirmi fisicamente, ma quello fa parte di una... riva denunciato alle forze dell'ordine, quindi è un'altra cosa. Ma chi vuole ferirmi nel mio intimo non mi trova disponibile. Mi spiego? Quindi prima mi devo riappropriare di questo mondo, di questa vita, di questa consapevolezza. Non dico coscienza, perché la coscienza è un'altra roba. E dopo, quando io so chi sono, so come funziono, so dove sto, allora da lì in poi posso cominciare a inventare delle cose. Facendo anche dei giochi, per esempio. C'è il gioco di insultarsi, quando diventa un gioco, è molto divertente. Io lo facciamo spesso. Siamo specialisti. possiamo fare scuola, università di terzo livello, master. L'importante è che resti un gioco. Su questo dobbiamo lavorarci un po'. No, sai cosa mi risuonava? Ho detto una cosa che tu hai detto. Io anni fa facevamo questo esperimento molto simile al tuo. Due persone iniziano a camminare con gli occhi chiusi e ci si ferma quando uno è di fronte all'altro. Mm-hmm. E questo a un certo punto uno dice: ma cos'è telepatia? Non è telepatia, indifferente che cosa sia. E è una forte attenzione che noi diamo al nostro sentire. Come? Ed è questo, secondo me, la potenza di questi esercizi. E non concentrarsi sul fuori, con, diciamo, tecnicamente esterocettori, ma con i propri cettori. Ascolta quell'impalpabile, no? Credi nei tuoi sensi più fini, no? Ed è quello che apre un mondo. Sì. Ed è quello che io chiamo il mondo, è quello che chiamo la fiducia in se stessi, è questo. E che non è altro che sapere chi sei, dove sei e che cosa stai facendo. E sapersi ascoltare in profondità, sapere annusare queste fragranze sottilissime che si sentono. E le persone che non hanno mai provato queste cose qua, ovviamente risulta ciò di cui stiamo parlando sono vuote parole se uno ha provato. Bisogna... Sì e no. Nel senso che secondo me le persone hanno delle percezioni. Il problema oggi è che con questa necessità di isolamento, diciamo così, chi non aveva già prima una finestra aperta su se stesso, ha più difficoltà e ovviamente ha più problemi, sviluppa più velocemente delle patologie anche più importanti, eccetera, eccetera. Quindi il lavoro da fare da qui in poi di recupero di personalità sarà importante. Quello che diceva lui sulle somatizzazioni ovviamente rientra pienamente in questo. C'è tantissima letteratura scientifica che effettivamente le persone che somatizzano sono, dal punto di vista psicologico, insicure, hanno un profilo psicologico, insomma... Cioè tutti somatizziamo, è logico, come tutti siamo insicuri, quello che dicevi, tutti abbiamo una logica, quelli che hanno... Luceva gastrica da smaltimento, cioè, no? Vuol dire che si portano qualcosa da molto lontano. Sì. In quanto alla consapevolezza, a me anni fa facevo un laboratorio teatrale per giovani universitari e una cosa che mi ha aperto una necessità di pensiero è stato facevo degli esercizi con loro distesi a terra sulla respirazione semplice, no? Riempire i polmoni, vedere che cosa succede quando riempi i polmoni, riempire in un modo e in un altro, eccetera. Cioè, a un certo punto c'è una ragazza, disse, spalanca gli occhi, non so che cosa ha visto, e mi dice testualmente: ma io respiro. Che tu dici, boh, no? Fa ridere. Eh no. Questo significa, è un segno, che un certo numero di persone o un certo livello di consapevolezza è proprio carente. E su una cosa basilare, nel senso che se tu non respiri, ciao, dopo 5 minuti non ci sei più. Che non è l'informazione,
il mio corpo ha bisogno di ossigeno, per cui se entro 5 minuti non riceve ossigeno, decede. No. E sapere che cosa succede nella respirazione, come funzionano i polmoni, come funzionano i muscoli, dove sono, eccetera, eccetera. La fortuna è per chi fa teatro è che deve, chi più chi meno, deve aver fatto questi esercizi, perché è lo strumento di emissione del fiato, dell'aria, collegato a un suono, cioè è uno strumento, è uno dei suoi strumenti, lo deve conoscere, se no... Ma la maggior parte delle persone non ha necessità di lavorare con se stesso. Conosco gente che ha delle difficoltà di relazioni, eccetera, eccetera, e fa laboratori, corsi, incontri, seminari, da 20 anni. Facendo, perché non serve? Perché fai la strada sbagliata. Cioè tu pensi che l'informazione sistema il soma, invece no, è il soma che sistema tutto il resto. Bisogna andare un po' dentro. Io invito... Allora, la cosa che mi è piaciuta è che hai detto che a un certo punto questa persona ha sentito il suo respiro. Mamma mia. È rimasta scioccata. Sì. Le persone rimangono scioccate. Io ti faccio un esempio, ma io ho tantissimi esempi da farti, dal punto di vista proprio anche somatico, dell'ascolto semplice. Ad esempio, ricordo più di una persona che ha fatto più o meno, cioè quello che ti sto per dire è successo più volte e in maniera molto simile. Bello. Noi facciamo questi esercizi di mettere ad esempio le mani qua sulle coste, mettiamo le mani proprio qua. Sì, sì. A un certo punto io ti descrivo una, ma in realtà è successo più volte, perciò non è il caso singolo. Le persone si mettono le mani qua, ti guardano e ti dicono: che cos'è sta roba? ma ti devo sì, succedere, sì, dicono: ma che cos'è sta roba? Perché le coste, se le immagino qua, cioè non si sono mai toccate, queste sono le coste, e le coste arrivano quasi fino al bacino, a pochi centimetri dal bacino. Cos'è sta roba? Le coste, le tue coste, sono, no? Io ovviamente sono privilegiato perché passo la giornata a imporre le mani sulle terra, perciò conosco dal punto di vista anatomico il corpo umano. Queste persone ti guardano così e dicono: le coste, sono le tue coste, e vedi, non solo... l'informazione nozionistica, l'emozione che provano, ho un corpo, no? Hai costato, non è solo cose. E sottolineo un altro aspetto: io faccio corsi di formazione a medici, a volte come si stupiscono questi che hanno studiato, sanno che sono le coste, ma non le hanno mai sentite. Esatto. E lì vedi lo stupore elevato al cubo, perché vedi che no, è vero ciò che hanno studiato, ci sono le coste, sì, ma non te le sei mai toccate. È ciò che io chiamo anatomia esperienziale, ed è fondamentale. Bellissimo, dovremmo fare un po' insieme. Sei qua apposta, non è un caso, come dicono gli orientali, il caso... non esiste. Vado a controllare solo la telecamera, arrivo un attimo. Sì. Intanto bevo. Ecco, si spenta, va bene. Questo è tremendo. Dopo sarebbe interessante se te mi mandi una copia di questa roba, perché io non mi ricordo niente di quel che ho detto. Giuro. Buono. Mi parlo, ma non... E poi verrà caricato sul canale, magari. Sì, sì, mettiamo tutto online. Online. Anche se online non mi piace. Anche se online non mi piace. È questo mondo che ci distanzia dal corpo un po', ci proietta molto, molto nel cognitivo. Sì, no? Ma addirittura... sentivo un video di uno che faceva notare come in una disposizione di un'associazione collegata al CONI, eccetera, eccetera, dicevano che l'attività il gioco in campo fatto a computer è equiparabile al gioco fatto sul campo, una roba del genere, te lo trovo. Ok, sì, vabbè. Ma cioè, tu pensa che c'è gente che ci crede? Perché uno può tirare fuori i neuroni a specchio, no? Che tu quando vedi fare una cosa, i tuoi neuroni, sì, ho capito, ma tutto il resto? Allora, sicuramente è uno strumento che si può pensare di utilizzare. Ma certo. Però bisogna vedere, scusami se ci sono tanti limiti, no? Cioè, ci sono utilissimi tutto il... l'imaginary training è fondamentale nell'atleta, cioè lo scopo, il lavoro cognitivo dell'immaginario, ad esempio nei tuffatori è fondamentale fare questo lavoro prettamente cognitivo, ma poi si deve tuffare. Esatto. E come io dico sempre, uno può studiare tutti i libri che vuole su come nuotare, ma no, se lo butti in acqua annega. Sì.
perché pur sapendo che deve dare una spinta verso il basso, più sapendo che deve muovere le zampette, più sapendo tante belle cose, sapendole qua, quando lo butti là annega. È importante integrare le cose. All'atleta è utilissimo fare anche questo lavoro di imagery training, però ovviamente poi c'è il trampolino vero. Esatto. Il corpo vero. Poi paradossalmente le consulenze mediche di tipo quelle fatte online aiutano a volte però la persona, perché prende consapevolezza di se stessa, del proprio corpo, mentre se no andava dal medico e neanche lasciava fare tutto il medico, delegava completamente, no? Dovrei avere qualche esempio. Allora, io sto facendo un canale, faccio le mie cose online. Ovviamente i pazienti non li posso toccare. Ho notato che c'è questa sorta di, non c'è questa, la delega è un po' minore. Cioè le persone venivano, se vengono in presenza si buttano sul lettino e mi la fa. Fatti lei. Non voglio neanche. Invece, quando uno chiede una consulenza online, non può delegare. No, può delegare di meno. È meno attendista. Può fare. è meno. Deve essere un po' più responsabile. Più. Ovviamente, sempre con i limiti di una. Certo. Poi immaginiamo un trattamento fisioterapico online, che è una cosa aberrante per definizione, però per certe cose può essere. La persona deve prendersi responsabilità e incentivata a prendersi una certa responsabilità nel. Ecco, nel lavoro che faccio io invece io non faccio niente. Fanno tutto loro. Nel senso che io spiego delle cose e dopo io dico, ok, fate così. Adesso che hai fatto questo, senti quello che hai fatto, non me lo devi dire. Che cosa è successo dentro di te mentre facevi questa cosa? E allora si parla, si discute, si verifica, si approfondisce, eccetera, eccetera. Ma sempre attraverso le esperienze che uno fa. Cioè, esperienza cosa vuol dire? Sei là e vivi qualcosa. Se non la vivi, non... È proprio un processo educativo, il tuo processo di... Insomma, bah, sì. Più che educativo, perché non mi sento un educatore proprio... sicuramente sono i processi che aiutano a... Ma è eutico, il processo. Sicuro. Sì, tanto non so cosa vuol dire. Sì, no, lo so. Però fa figo. Non è mio, il processo maieutico. Ma spiega cos'è la maieutica. L'arte dell'elevatrice, quello di tirar fuori qualcosa che c'è già dentro, portato avanti dal grande Socrate. In realtà a me interessa le scoperte che loro fanno. Ed è strano, a parte che nel laboratorio poi ci divertiamo e faccio un po' il pagliaccio perché aiuta tanto. Ma è bello vedere come arriva persone. Una volta mi arriva uno così, dice: ma come mai sei qui? Mi ha portato mia moglie. Posso duro, Ho detto: sarà una giornata impegnativa. Ti guadagnava il pane anche tu, E invece dopo si è divertito, era contento, eccetera, eccetera. I più, come posso dire, ostici sono i mentali, perché i mentali filtrano tutto attraverso un ragionamento, no? Un livello intellettuale. Allora, di fronte a un'emozione, c'è gente che mi ha tirato fuori come funziona il cervello. Ho capito, il cervello funziona così, ma tu come stai? È proprio difficile per certe persone, abituate, sono quelle che hanno più necessità di controllo, no? Nella vita. E ce ne sono più di quanto si possa immaginare. Per loro è difficile staccarsi per vivere un'esperienza che non può essere paragonata al mentale. Mentale è ti scrivo la ricetta, l'esperienza è assaggio il piatto. Non c'è, l'unica relazione che c'è è che uno mi permette di preparare qualcosa, ma l'esperienza che uno fa non è intellettualizzabile, come la sofferenza. Certo. Io te la spiego la sofferenza, ti spiego che è inutile, ma questo non te la risolve. E tu non diventi capace di andare oltre. E per questo secondo me è importante l'esperienza. Io l'esperienza, forse la gente, e parlo anche riferito a me, è ovvio che uno ha sempre un po' di timore dell'esperienza, perché non può. L'esperienza non sono abituati. Non sono abituati. L'esperienza è l'imprevedibile, no? È qualcosa che ti succede, succede. Quello che succede, succede. Ma è solo una questione di abitudine, logico. Perché quando tu, non so, gli aborigeni in Australia, quelli che non si parlano ma si telefonano con il pelo dei canguri, non hanno questo problema. Loro vivono le esperienze, sanno dove andare, hanno un rapporto con il mondo circostante, in quel caso naturale,
che non ha bisogno di... Quando hai sete, non è che devi dire ho sete, devo lavorare per prendere i soldi, per andare al supermercato e pagare. Hai sete, bevi. Punto. Questo forse anche il bambino piccolo è per certi versi più facilitato. Il bambino piccolo dovrebbe essere portato ad esempio per tutti gli adulti. Quello è il modo giusto di vivere. E invece esattamente l'opposto, bambino piccolo viene imposto l'esempio. Ma infatti era una... Ok, scusa, tutti. Come diventano? Tu hai tanti in cattedra, sono bambini piccoli o vecchie cariatidi? Beh, insomma, bambini piccoli no, diciamo. Okay. Invecchiando si ritorna un po' bambini. Se si invecchia bene. Anche se si invecchia male. Oh, okay. Perché si perde un po' l'imbarazzo, la necessità di proteggersi. Si chiude il cerchio, si torna. Si capisce l'importanza delle cose fondamentali, forse delle cose più... Idealmente sia il bambino che l'anziano sono quelli più vicini all'origine, no? Al benessere originario, diciamo, alla fonte da cui proveniamo. Si abbandonano un po' il loro personaggio. Cioè, il bambino non ce l'ha ancora avuto, invece l'anziano... Il bambino è nato per fare l'esperienza, viene da un posto. L'anziano l'ha fatta, l'esperienza... È stato un bambino. Esatto. Sì. Quindi per molte cose si assomigliano, anche fisicamente, no? Non trattengono, non hanno controllo del corpo. Certo. Sembra di no, ma ci sono delle similitudini molto forti. Esistenziali, per cui molto interessante. Sono molto meno cognitivi e più, esatto, più fisici. Sì. Il bambino non è cognitivo, il bambino sente. Io che ho lavorato con degli anziani, un gruppo di anziani, facevo teatro eccetera eccetera, loro soffrono moltissimo la mancanza del contatto, cioè dell'incontro, del convivio, dello stare insieme eccetera eccetera. Che è quello che soffrono di più anche i bambini. I bambini più. Se un bambino non ha contatto, questo sono in letteratura scientifica molto. Sì. Il bambino patologico. Ah, sì. Cioè, il contatto è fondamentale, cioè la mamma che non. E cosa nota? È cosa assolutamente descritta, anche se gli dà tutto ciò di cui ha bisogno, il cibo, il calore. Il calore, come dire, non umano, il calore ambientale. Sì, sì, sì. Se gli dà tutto ciò che fisiologicamente ha bisogno, se non c'è il contatto si ammala. Perché noi siamo un bisogno sociale, siamo bisogno di questo. Sì. Discorsi enormi qua. Ma non lo so, è come, non credo che siano enormi, credo che siano normali. E noi stiamo parlando di cose normali, come dire, cosa mangi oggi? Vegetale? Minerale? Diventano strani in un mondo in cui il contatto è mediato da tutta una serie di elementi estranei alla necessità del contatto. Cioè, io ti vedo perché vado al lavoro, allora ti devo vedere. Oppure ti vedo perché mi piace, allora ti devo vedere. Ma quanto mi piace, ma come mi piace, ma perché non mi piace, perché eccetera eccetera. Sono meccanismi molto mentali. La spontaneità si perde. La spontaneità si perde. In realtà non si perde, non si può esprimere. Perché tu non è che perdi l'input. È che lo devi soffrire. Viene filtrata. Esatto. E qualche volta crea problemi. Mi piacerebbe fare a Trieste. No, non lo dico perché sennò poi mi frenano l'idea. Dopo te lo dico. La camera spenta. Vedo che inizi a dare nel business. Sì, io sto meditando qualcosa di forte. Ok. È stato un piacere. Ma grazie anche per qui al podcast. Speriamo di rivederti presto. Dai, io appena possibile riapro gli incontri, i laboratori, le lezioni. Why not? Grazie Valdiano, veramente grazie, è stato un grande piacere per me. Grazie a voi. Un saluto a tutti.